Ragazzi, siamo oggi qui e ora nel capitolo 1. Di nuovo, si sono oggi, dopo ben 5 anni, ragazzi. Allora, vediamo assieme questo pass battaglia, anche se sono passati un pochino di giorni. Anche se ho riscattato già qualche ricompensa, però ora ce lo vediamo assieme, ben bene, e ce lo strutturiamo così capiamo tutto di quello che sta succedendo in questa season. Ok, andiamo subito in questo pass oggi aventi 4 skin, 1000 V-Buck e soprattutto è fatto da 50 livelli e lo possiamo fare, lo possiamo ottenere quindi solo in un mese. Mi raccomando, arriviamo ai 1000 iscritti, condividi e lascia like e soprattutto attiva la campanella per non perdervi nessun video. Ma soprattutto una cosa molto importante, clicca il tastino qui sotto, iscriviti per sostenere la community. Andiamo avanti. Allora, andiamo subito, subito, subito alla prima pagina e abbiamo questa schermata di caricamento Paladina Spectra. Niente male, niente di che, però ce l'abbiamo qui. Zainetto protettore di Spectra. Ragazzi, questo zaino è qualcosa di incredibile ed è pure gratuito, se non mi sbaglio. È veramente qualcosa di stupendo e dopo andremo a vedere il perché. Poi andiamo cascata di schegge. Niente di che, niente di qua, niente di là, però è comunque sia è carina. Poi andiamo avanti, uno spray così della skin, onore della paladino, e ci siamo. Squadratrice Spectra, un piccone anch'esso fantastico perché ora vi farò vedere il perché. Andiamo avanti, Spectra cinetico, molto carino, niente di che, non è, appunto, non c'è alcun movimento nella copertura, però è carina. Abbiamo questa emote. È qualcosa di incredibile. È un remix di tutte le canzoni. Te lo ricordi, vero? C'è pure scritto, ragazzi. Ve l'ho zoomato appena. Te lo ricordi, eh? Paladina Spectra, ragazzi. Qualcosa di incredibile. Così magari non può essere il massimo. È carina. Però, ragazzi, però ve lo giuro, ora che vedremo gli stili, sarà qualcosa di incredibile. Di incredibile. Passiamo avanti con Bananetto, carinissima questa skin, cioè questa, scusatemi, schermata di caricamento che appunto ci dava delle informazioni già da un po' di tempo, nel senso, come possiamo vedere, il primo giorno della season era uscita già questa skin, come potete vedere, che si assomiglia al leader squadra Coccole. E accanto, che è uscita ieri o qualche giorno fa, appunto la skin di Aura, soltanto travestita con questo travestimento di un dinosauro, molto carina. Poi abbiamo questa musica, inizia Bananetto Show. Andiamo un po' più avanti, schiaccia, schiaccia banana, molto carino. Vediamo, carino. 100 V-Buck gustosi. E questo qua che è carinissimo, gelato bananita, ragazzi, qualcosa di stupendo. Passiamo avanti con il Dettaplano gelato. Bellissimo, super gustoso sicuramente. E passiamo a Bananetto. Bananetto, stupendo, con tantissimi stili che andremo a vedere dopo. Però ne vediamo un attimo, un altro qua. Possiamo vedere questa schermata di caricamento che non so se vi ricordate, si assomiglia tantissimo a Re Banana, che dopo vi faccio vedere. Ah, ve lo metto qui sotto. Ragazzi, Re Banana. Qualcosa di bellissimo. Abbiamo il piccone che abbiamo visto prima. Andiamo un po' più veloci qui. Scusate. Eccolo qui. Qui. 100 V-Buck gustosi. E il nuovo stile di Bananetto. Con anche tanto di cuffiette e occhiali. Passiamo avanti. Anche questa si rassomiglia alla schermata di caricamento originale. Passiamo avanti. Gatto rugginoso rinnegato. Carino. Icona standard, incursore Ragmingo, ritorno dell'incursore, va bene, 100 V-Buck e poi abbiamo lei, esaminiamola, così proprio, Lynx rinnegata. Allora, possiamo vedere il cappello, Renegade,
si capisce. E poi si capisce che Lynx, chi non la conosce, fa parte sempre di un pass battaglia della skin OG. Da dietro ce ne possiamo accorgere dalla coda, come potete vedere. Passiamo avanti con gli stili suoi. Abbiamo quest'altra schermata di caricamento, lei, poi abbiamo anche incursore Ragmingo, Tempesta Oscura Caruccio, 100 V-Bucks, sempre gustosi anch'essi. Questo quando mi sveglio la mattina, così però non lo faccio. Passiamo avanti a Trinciatore Graffiante Tempesta Oscura. Devo dire, per un piccone un poco complesso il titolo. Non è proprio la piccone, però vabbè. Lynx rinnegata della tempesta oscura, ragazzi. Caruccio. Omega Rock, Omega Rock, Omega Rock. Chi non se li ricorda? Omega e Rarok. Bellissimi. Araldo finale, Caruccio. 100 V-Buck gustosi. E questa qua mo' arriviamo a troppo, ragazzi. Ma quanto è bella! Ma quanto è bella! È stupenda. Poi abbiamo un bellissimo mantello, non si vede bene. 100 V-Buck gustosi e Omega Rock, che appunto qui si assomiglia più a Rock, però come travestimento più Omega. Poi abbiamo la schermata di caricamento Omega Rock armatura dell'Araldo. Passiamo avanti con questo piccone che sembra quasi l'originale Massacro d'inverno. 100 V-Buck. Rock'n Rabbia, non so come si pronuncia, però è molto carina. Questo veramente che è leggendario. Cioè, se usciva nello shop, questo 1200-1500 V-Buck li costava perché è bellissimo questo, eh? Veramente. 100 V-Buck e la skin Omega Rock, armatura dell'Araldo. Carinissima, anch'essa si rispecchia a quella del capitolo 1. E passiamo avanti con il resto dello shop. Ricompense e bonus, abbiamo questa, 100 V-Buck. Un altro stile abbiamo altri stili di quella skin, 100 V-Buck, un altro stile del piccone e abbiamo, tra 7 giorni sbloccheremo le ricompense e bonus che non conosciamo. Passiamo avanti, ragazzi, abbiamo ciò che vi dicevo prima. Guardate, solo così vi ho detto tutto. Si vede la skin, no? È qualcosa di incredibile. A parte, guardate questo. Ora non si vede benissimo, infatti vi metto un altro colore giusto così, ecco. Guardate l'elmo, è quello dei Cavalieri Blu del pass della Season 1, della Season 1. Poi abbiamo questi altri elmi, molto carini, però quelli, cioè, raga, si possono fare un botto di combo. Combo, guardate qui. Tantissimi colori. Si può fare pure tutto a ghiaccio, oppure cromo, ragazzi, è qualcosa di stupenda sta skin, veramente bellissima. Detto ciò, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale che non costa niente, lasciare un bel like, attivare la campanellina e mi raccomando, arriviamo a questi 1000 iscritti così possiamo crearci le mappe, pubblicarle, ma soprattutto fare dei bellissimi e stupendi server privati in live con voi. E che nel capitolo 1 chi ce li può privare i server privati, ragazzi? Quindi condividi questo video, ci vediamo. Ciao!